Cosa vuol dire essere un giardiniere di successo? Ciao, io sono Francesco, sono un giardiniere, penso che ormai mi conoscerai. E ho fatto questa domanda su Instagram e mi avete risposto in tantissimi, però diciamo che la maggior parte delle risposte che ho ricevuto erano completamente sbagliate e ora vi spiego il perché. Intanto ti annuncio che entro la fine dell'anno uscirà un mio mega corso su come diventare un giardiniere di successo. Che comprenderà, vabbè, è inutile che te lo dica adesso, comprenderà tutte le fasi dalla A alla Z. Siccome vorrei prima provarlo realmente su una persona, lo voglio fare gratuitamente scegliendo uno di voi, quindi valuterò le vostre candidature. Scrivetemi alla mail che vi lascio qua in sovraimpressione o in descrizione e mi candido per avere il corso Diventa giardiniere di successo gratis. Chi verrà scelto, lo sceglierò io in base poi a delle domande che vi farò, a dei test, a delle cose. Chi verrà scelto avrà questo corso e tutto il mio supporto gratis, oltre a metterlo in una piattaforma che sarà creata apposta per far trovare lavoro ai futuri giardinieri top gardener. Ok, scaletta, perché purtroppo ho pochi giga di memoria e non... Allora, vi dicevo, le risposte che ho ricevuto mi hanno fatto capire che c'è un'enorme confusione tra chi è giardiniere o chi vuole fare giardiniere su cosa voglia dire essere un giardiniere di successo. Essere un giardiniere di successo non vuol dire accontentare i clienti, perché se per accontentare i clienti devo lavorare a 2 euro all'ora, capite bene che sì, potrò avere anche tanti clienti, ma alla fine dell'anno sono povero. Quindi essere un giardiniere di successo non vuol dire accontentare clienti, non vuol dire avere tanti clienti, perché se ho tanti clienti di merda non sono un giardiniere di successo. Non vuol dire, quindi, per il solito motivo, avere tanto lavoro. Non vuol dire essere i migliori, perché essere i migliori, se poi però non trovo lavoro, non mi dà alcun risultato. Quindi tutte queste cose bellissime della gratificazione verso se stessi, verso il cliente, sono necessarie per essere un giardiniere di successo, ma non sono l'obiettivo di un giardiniere di successo. Cosa vuol dire quindi essere un giardiniere di successo? Essere un giardiniere di successo vuol dire svolgere la propria attività traendone un utile che ci consenta di coprire ampiamente le nostre spese, sia ovviamente di attività, quindi se è un utile vuol dire che le spese le abbiamo già pagate, e soprattutto che ci consenta di pagare il nostro tenore di vita ampiamente, e potendo mettere da parte, secondo me, almeno un 20% di quello delle nostre entrate, diciamo. Però c'è un altro punto, ovviamente deve essere costante nel tempo questa cosa, non che faccio un mese che va bene e dico oh, sono un giardiniere di successo, no, deve essere costante, e ci sono poi diverse fasi, ci sono un sacco di cose da sapere, non è che si schiocca le dita e si diventa un giardiniere di successo. C'è un altro problema: non si può basare questo sistema sul fatto di lavorare più ore che un orologio. Ora andremo a vedere il perché. Quindi secondo me essere un giardiniere di successo vuole anche dire poter avere tanto tempo libero, quindi non lavorare più di un tot ore al giorno e per tot giorni all'anno. Ora vi spiego anche il perché. Le domande che vi starete facendo sono: ma allora quanto deve guadagnare un giardiniere di successo? Facciamo due esempi, prendiamo pennarello blu oggi, via. Dipende, voi dovete fare intanto un costo di un calcolo di tutte le spese, quindi tutte le spese sia di partita IVA, sia spese vive della vostra attività e sia per quanto riguarda il tenore di vita, quindi vita. Ok, quindi una volta che avete idea all'anno di quanto spendete di tutto questo, anno, sapete quanto, mettiamo che siano cifre a caso, totalmente a caso, che siano 20.000 euro. Ok? Voi sapete che ogni anno dovete guadagnare, per coprire tutto questo, almeno 20.000 euro,
più un 20%, che in questo caso sarebbero quindi, se non sbaglio, 4.000 euro. Quindi dovete guadagnare almeno 24.000 euro. 1, 2, 3. Mi sembra di non aver detto una cavolata, eh? Un 10%. Se fosse un 10% sarebbero 22, se un 20% 24. Confermate? Ok, no, perché ogni tanto la matematica. Quindi praticamente sono 2.000 euro al mese in questo caso, che potrebbe anche essere una cifra un po' bassina, però potrebbe essere una cifra realistica. Il problema ora, abbiamo stabilito, fate i vostri conti, potrebbe venirvi 1.500, 2.000, 4.000, 5.000 euro, 10.000 euro, dipende quanto vi costa tutto l'ambaradan, anche perché perdite magari con dipendenti, le cifre sono ben più elevate. Comunque 2.000 euro in questo caso. Ora mi direte, mi starei chiedendo, ma quanto devo lavorare allora? Allora dipende, non siamo fatti tutti uguali, perché non puoi contare sul fatto di lavorare costantemente troppo? Perché se tu per raggiungere questa cifra devi lavorare 8-10 ore al giorno, immaginati di continuare a fare la stessa cosa quando starei per andare in pensione tra 20, 30, 40 anni. È improponibile. Purtroppo il lavoro di giardiniere è un lavoro usurante, cioè se ti sfondi puoi avere problemi alle articolazioni, alla schiena, alle ginocchia, ai gomiti, insomma gli acciacchi poi si fanno sentire. I primi anni magari vai come un treno, e se basi appunto il tuo, fra virgolette, successo sul tempo che impieghi, sul tempo di lavoro, quindi lavorando 8-10 ore al giorno, all'inizio può andare bene, al di là del fatto che non stai vivendo la tua vita, dirai sì, a me piace fare il giardiniere, sì, poi voglio vedere dopo che tutti i giorni inizi a lavorare 8-10 ore al giorno, non so per quanto, cioè dopo un po' di anni ti rompi anche le palle, vai tranquillo, anche all'inizio ho lavorato come un disperato, ma poi dopo i conti si pagano. E quindi è impossibile basare il proprio successo lavorando così tanto, e non ci vedo tanto il senso, perché è anche giusto vivere per vivere, non vivere per lavorare. Detto questo, io la mia idea potrebbe essere che lavorare 5 ore al giorno, 5 H day al giorno, possa essere buono. Ora voi dovete sapere quanto guadagnerete ogni giorno, cioè quanto dovete guadagnare ogni giorno. Per sapere quanto devi guadagnare ogni giorno devi fare il calcolo di quanti giorni puoi lavorare l'anno, devi sottrarre dai 365 giorni gli ipotetici giorni di pioggia, di ferie, di malattia, toccandoci le balle, e anche tenersi un po' di margine per i giorni che potrebbero non aver lavoro. Supponiamo, cifra di nuovo a caso ma abbastanza realistica, che abbiamo 200 giorni, quindi noi sappiamo che se abbiamo 200 giorni dobbiamo guadagnare 200, dobbiamo fare questa cifra diviso 200, che farà, se è diviso 100 sono 120, dovrebbe essere 120 euro al giorno, 120 per 200, sì, quindi 120 euro al giorno, ok? Quindi noi ci teniamo larghi e cerchiamo di guadagnarne 150-200. Ok, però dobbiamo cercare i giorni che lavoriamo guadagnare almeno 120. Poi appunto ci saranno i giorni che ne faremo magari 50 perché lavoriamo poco, e i giorni che magari ne faremo 2 o 300 perché abbiamo lavorato di più. Però voi dovete fare un conto della media. Questi, dietro al diventare giardiniere di successo ci sono un altro milione di cose. Io vi sto solo spiegando secondo me cosa vuol dire. Questi sono obiettivi minimi per essere un giardiniere di successo. Va da sé che occorre avere tanto lavoro, occorre essere bravi, occorre essere professionali, occorrono un milione di cose, però se le cose che sono quelle cose tutte belle, la professionalità, bla bla bla, non combaciano con questo, avete fallito. Cancelliamo un attimino tutto perché bisogna proseguire con... Vabbè, posso anche lasciarlo. Tanto mi sembra che questo discorso sia abbastanza chiaro. Ora viene l'ultimo problema, quello etico. Tanti hanno questo problema in testa che chiedere tanto a un cliente sia fregarlo, che non è assolutamente vero. E ti spiego il perché. E no, però devo cancellare perché devo riscrivere.
Mi raccomando ragazzi, candidatevi, anche perché chi si candida avrà la possibilità, siccome ci saranno dei posti molto limitati, perché non voglio creare concorrenza poi tra tutti i giardinieri, visto che verranno messi delle piattaforme, ci saranno pochi posti, se non un posto per ogni provincia. Chi si candida intanto si porta avanti, è quasi come prenotarsi prima. Quindi avete la possibilità di avere il corso gratis, con qualche mese di anticipo peraltro, e quantomeno, anche se non venite selezionati, vi portate un po' avanti e avete la possibilità poi di acquistare prima degli altri il corso. Allora, se torniamo al punto dell'etica, no? Se mediamente per fare un determinato lavoro un qualsiasi giardiniere ti chiede 100 euro, tu ovviamente non è che ne puoi chiedere 200, a meno che tu non dia un servizio totalmente diverso. Facciamo conto che tu debba rimanere su questa cifra o al massimo aumentarla di un 20%, ma noi facciamo conto di lasciare su questa cifra. Ok, a me è capitato spesso cose di questo tipo. Un giardiniere magari alla buona 100 euro li guadagna in 5-6 ore, quindi 5-6H. Voi dovete fare in modo di fare il lavoro in 2-3 ore. Ora, questo è un esempio abbastanza a caso. Io riesco a fare lavori di questo tipo anche in meno, anche in un'ora, quindi andando a guadagnare anche 100 euro, a volte anche di più di 100 euro all'ora. Allora, ovviamente va da sé che voi questo lavoro lo dovete fare al meglio, lo dovete fare bene, lo dovete fare veloce. Ovviamente per raggiungere questo risultato dovete essere organizzati molto bene, dovete usare un'attrezzatura corretta, dovete mettervi nelle condizioni di ottimizzare al massimo, di metterci sempre meno tempo. Io vedo, nella mia vita ho visto un sacco di volte giardinieri continuare a metterci ore per fare un lavoro che ce ne voleva magari molto meno, non hanno mai pensato a trovo un modo per far più veloce, no, perché la loro mentalità era molto ristretta. Io sono sempre stato invece di, mi girava le palle tutte le volte che vedevo che farci un lavoro ci mettevo una vita, e ho sempre trovato il modo per farlo molto molto più velocemente. Questo mi ha portato a poter guadagnare una paga oraria molto più alta, pur essendo competitivo come prezzi e quindi onesto, perché è ovvio che se io creo la mia paga oraria alta aumentando tanto il prezzo, non ci vedo comunque nulla di male, però sei fuori mercato, è più difficile, e anche dal punto di vista etico potrebbe comunque dire, perché se un lavoro vale 100 euro io te ne devo chiedere 200. Ripeto, a meno che io non ti faccia un mega servizio in più, però piuttosto ti chiedo un 20% in più, quindi 120 euro, dandoti un servizio maggiore, quindi che ne so, perché io non faccio rumore perché utilizzo attrezzi a batteria, quindi non ti disturbo, ti chiedo qualcosa in più, oppure non ne ho idea, ci sono mille modi per dare un piccolo servizio in più, però non è che si può raddoppiare il prezzo, ecco. Quindi i prezzi devono essere comunque giusti, dovete lavorare sulla velocità di esecuzione, così siete iper onesti e però avete raggiunto l'obiettivo. Così facendo potete lavorare molte meno ore al giorno che se chiedete una cifra troppo bassa, come in questo caso, che allora siete obbligati a lavorare tanto. Io spero di essere stato chiaro. Ovviamente ci sarà chi storcerà il naso, perché ci sono sempre quelli, come quando parlo dell'olivo, ci sono sempre quelli che ha una vita che fanno in un certo modo e gli dà fastidio sentirsi dire le cose come stanno, però a me sembra anche giusto dare le giuste, le corrette indicazioni a magari chi è giovane e vuole iniziare a fare questo lavoro prima che facciate delle cagate, e chi ha, magari ha già un altro lavoro e non ne può più, come è successo anche a me. D'altronde io facevo il dipendente, non ne potevo più di fare il dipendente, sono andato a fare il giardiniere. Quindi io sono dalla parte di queste persone qua, di chi vuole iniziare a intraprendere la carriera di giardiniere, o partendo proprio da zero perché si è appena diplomato, non ha lavoro, o perché vuole cambiare lavoro perché è stufo del suo lavoro e vuole essere indipendente, vuole avere le sue soddisfazioni. Quindi è giusto che vi dia i consigli che meritate. Scrivetemi nei commenti e niente, ci vediamo presto con altri video. Ciao!